Amici sportivi di Videonola, ben ritrovati allo spettacolo del Trofeo Jack. Terza giornata di campionato per quanto concerne la classe regina, la Serie A. E vediamo subito che iniziano ad arrivare le partite importanti. Stasera c'è area di derby, stasera c'è Trabzonspor contro CSKA Mosca. A dirigere la sfida, come sempre, la direzione arbitrale affidata al signor Caruso, fischietto di grandissima caratura da parte della SD Campionato dell'Avvocato, che rinnova anche per questa stagione la partnership col Trofeo Jack, fornendo le direzioni arbitrali di tutte le gare di Serie A. E mentre vengono evasi i protocolli di rito, andiamo ad approfondire questa sfida che rappresenta un po' l'anima del Trofeo Jack, in quanto si sfidano le due squadre che per la sesta edizione, per la sesta volta, concorreranno per la Serie A. Due squadre di Cimitile, il paese, la cittadina che ha dato i natali al Trofeo Jack. È un po' una sfida che rappresenta proprio l'anima di questo torneo, al di fuori del classico dello scontro Inter Valencia, che si andrà a rinnovare anche in questa giornata di campionato. Uno strano scherzo del destino ha voluto che proprio il classico ed il derby del Jack si alternassero in Serie A nel giro di 24 ore. E mentre vengono evasi i protocolli di rito da parte del signor Caruso, coadiuvato dall'assistente Iossa, andiamo ad osservare, a denucleare magari le formazioni che scenderanno oggi in campo, mentre il fischio d'inizio, il primo calcio alla sfera, viene effettuato dal CSKA Mosca. Subito un incontro a dir poco infuocato fra Capitan Iovino e Capitan Alfieri, le anime, le forze motrici, insomma, del CSKA Mosca e del Trabzonspor, mentre qui subito i turchi a rubar palla al CSKA e a proporsi pericolosamente dalle parti di Papaccio. Calcio d'angolo, prima sortita offensiva per i Granata in questa partita, e non c'è continuità nell'azione proposta dagli uomini di Capitan Iovino. Subito un lancione a favore di Felice Paolo Panico, una new entry fra le fila del CSKA Mosca, che tuttavia non riesce a gestire la sfera, che torna in possesso degli uomini sulla Trebisonda, che oggi vestono il canonico color granata, la maglia preferita, diciamo, da Capitan Iovino e un po' da tutta la cittadinanza di Cimitile, in quanto sono i colori della squadra cittadina. Mentre resta a terra, ci sembra, Liparuli, che ha accusato un colpo al polso, mentre arriva in campo anche il medico ufficiale del Jack, Felice Di Palma, che si sincera delle condizioni del calcettista per poi abbandonare il terreno di gioco. Prova un po' di stretching forzato Liparuli, ma palla subito al CSKA Mosca. Alfieri, la prima conclusione verso lo specchio di porta, parata dall'estremo difensore avversario. Mentre nuovamente Liparuli, non era il polso bensì la spalla ad aver subito un trauma, mentre qui Iovino, accecato dalla necessità di spazzare, addirittura spara la palla addosso a un compagno di squadra. Sulla rimessa laterale poi Felice Paolo Panico non è efficace e il possesso torna al Trabzonspor. Dicevamo, mentre il Trab veste granata, il CSKA quest'anno ha scelto un completo all white con degli inserti gialli e blu, mentre qui ennesimo contrasto duro di questa sfida. Il signor Caruso sta facendo correre parecchio, ma intanto sono già diversi calcettisti caduti al suolo e in questo caso è Panico ad aver subito un colpo alla caviglia da parte di Nappi, del numero 10 della squadra avversaria. Dicevamo, completo all white con inserti gialli e blu, che poco rispecchia la storia del CSKA Mosca, che nel Jack rispetta nomenclatura e logo, ma a livello di colori sociali c'è molta fantasia da parte del vulcanico presidente Alfieri, la tigre del Jack, che forse riuscirà a graffiare anche in questa sfida.
forte dei nuovi acquisti di una campagna faraonica che dovrebbe riportare il CSK Mosca ad alti ed altri quartieri rispetto alle ultime posizioni in classifica, poco esaltanti. Intanto partita ancora ferma sullo 0-0, giro palla del Trab con Liparuli che orizzontalmente serve Nappi, una triangolazione fantascientifica questa che ha provato a perfezionare Nappi. Intanto ruba la palla Annunziata, esce dai blocchi Iovino e ricaccia gli avversari più lontano che può in rimessa laterale. Solita partita di grande agonismo per Iovino che adesso va ad accompagnare all'uscita laterale Alfieri. Panico, suona la carica, serve Nunziata, non riesce a tenere la palla sul terreno di gioco, ci sembra Nunziata, quindi si riparte da una rimessa laterale. Palla centrale, il portiere riesce a smanacciare, poi ci pensa Nappi a mettere ordine, elegante nei suoi movimenti il numero 10, serve Liparuli, che a sua volta prova sulla corsa ad alimentare l'azione del compagno, ma palla che torna fra i piedi del CSK Mosca solo per qualche attimo, in quanto Papaccio è molto in apprensione, spazza lontano, ma può partire il contropiede, fasi di gioco abbastanza confuse con le squadre che non riescono a mantenere il possesso palla per più di una manciata di secondi. Arriva il lancio dalla difesa, impreciso. Notiamo la folta rappresentanza sulla panchina del CSK Mosca, fra questi c'è Mazzocchi in veste quasi di allenatore stasera, c'è De Rosa con abiti non da gioco, c'è Lisio nascosto fra sciarpa, cappello ma ben noto per i suoi calzettoni giallo-blu, c'è anche Aniello Peluso che stranamente si accomoda in panchina, lui che dovrebbe essere un perno, forse il perno centrale della difesa. Intanto Panico qui ruba la palla dai piedi dell'avversario. Liparuli, l'ex di questo incontro che si è contraddistinto per dichiarazioni al veleno durante la settimana. Chissà, forse inciderà letalmente su questa gara. Intanto Nunziata contro Iovino. Alfieri preferisce spararla sulle gambe di un avversario per guadagnare una comoda rimessa dal calcio d'angolo che non viene sfruttata, anzi arriva il contropiede con Liparuli che serve sulla corsa Nappi, il rovesciamento centrale non è dei migliori. Nunziata prova a servire poi in rapidità Alfieri, ma il numero 10 è troppo fermo sulle gambe che a dispetto di tanti fattori riesce sempre e comunque ad offrire un grande spettacolo. Ricordiamo un gol strepitoso nel derby dello scorso anno. Alfieri uno dei protagonisti delle più belle azioni offensive, dei più bei gol del centro sportivo Maracanã della più recente storia del trofeo Jack, ormai giunto al sesto anno. Intanto calcio d'angolo che non si rivela efficace, ancora rimessa laterale ma ancora pareggio con gli occhiali, risultato fermo sullo 0-0, quindi vedremo se magari si sbloccheranno le marcature. Papaccio per Panico, ancora per attenzione, intanto un gesto che di sfuggita abbiamo notato, c'è stata una gomitata allo sterno da parte di Liparuli e la pronta risposta di Alfieri che ha dato un schiaffo bonario all'avversario. Intanto Alfieri, il gol 1-0 per il CSK Mosca, fa la differenza, ridimensiona un avversario e poi va a timbrare il cartellino per il parziale 1-0 per il CSK Mosca.
ancora il Trab che adesso è in svantaggio. Si fa un po' più dura la strada dei turchi. Difende molto alta la squadra in maglia granata. Qui è arrivato un felice disimpegno di Jovino. Ed ancora alte percentuali di possesso per il Trab, mentre il CSK in questa azione ha operato da frangiflutti efficacemente. Ora Nappi prova il calcio di primissima intenzione, ma guadagna solo un corner. Ancora nulla da fare. Gioco fermo, intanto. Eh sì, non si riesce a capire per quale motivo gioco fermo, ma sembra esserci qualcosa che non quadra. Intanto abbiamo assistito ad una sostituzione sulla panchina, nei pressi insomma della panchina moscovita, con Peluso subentrato a Panico. Molto simili a colpo d'occhio i calcettisti Nunziata e Peluso, li differenzia solo la barba più folta di Salvatore Peluso. Intanto calcio di punizione da posizione interessante, Nappi prova il tiro verso lo specchio di porta e arriva la rete del pareggio. È stata di vitale importanza l'opposizione di Liparuli, che ha nascosto la palla a Papaccio. 1-1 quindi con la segnatura di Nappi. Forse la difesa del CSK poteva fare qualcosa in più per evitare questo gol, ma non è arrivata la pronta opposizione e quindi Nappi non si è fatto pregare per depositare la palla in rete. Uno ad uno il punteggio per questa sfida apertissima con il Trabzonspor, che continua a manovrare palla, forse un po' troppo lasciva la manovra, diciamo la scelta difensiva del CSK Mosca di concedere tanto possesso, perché vuoi un calcio di punizione, vuoi un tiro da posizione interessante, possono arrivare comunque delle segnature importanti, come è successo. Magari a livello di manovra offensiva è stato più letale il CSK Mosca, ma bisognerebbe puntare molto sul ritmo, calcolando che gli avversari sono in inferiorità numerica per quanto concerne i cambi. Invece ancora un calcio di punizione con la palla che si trova a ridosso del cerchio di centrocampo, del limite di questo cerchio. Il tiro di Nappi stavolta è impreciso. Non ci sono problemi di sorta per Papaccio, che può rimettere in gioco qui Nunziata, troppo molle sulla sfera. Ma c'è imprecisione anche in questo caso. Alfieri lasciato troppo solo dai compagni, non riesce a gestire palla.
si addormenta sulla sfera annunziata e possesso che passa al trab con Nappi che sta letteralmente facendo la differenza in questi primi frangenti di gioco. Scambia bene con Liparuli, a sua volta la palla per il tornante sinistro. Calcio d'angolo, posizioni bloccate, non arriva un suggerimento efficace. Si può ripartire da una rimessa laterale. Alfieri per Nunziata, ancora Alfieri che sfida a duello Iovino. Ancora l'anticipo di Nappi. Si sta impegnando veramente tanto in questa sfida. Nunziata per Alfieri che è troppo rapido nel suo suggerimento, i compagni non riescono a rispettare i ritmi che lui impone, parte in contropiede il trab a sua volta sprecando questo possesso offensivo. Palla lunga ancora per Alfieri che non riesce a centrare la più felice delle girate di testa. Liparuli, partita un po' monotona in questi frangenti, nonostante le due reti che finora hanno illuminato il gioco. Ancora il trab in avanti, la conclusione è troppo debole. Papaccio che può servire senza particolari difficoltà con la compagine russa che adesso si getta pieno organico nella metà campo avversaria. La conclusione, il tiro, gol, 2-1 per il CSKA Mosca. Ancora Alfieri che fa la differenza con questo importantissimo suggerimento per il compagno di squadra. È un gioco da ragazzi, portare nuovamente in vantaggio i moscoviti. E Masticamaro Iovino che si ritrova sotto per la seconda volta in questo match. Giro palla un po' pigro, un po' sornione da parte del CSK Mosca, mentre torna Panico. Qui la corrente Alfieri tiene in campo la sfera, prova a sfidare in corsa un avversario ma perde palla il numero 10. Ancora CSK che adesso a campo libero si propone nuovamente in avanti. Liparuli in opposizione, scontro fra numeri 5. Molto fisico, tremendamente fisico, arriva un calcio e arriva il fallo. Fischietto del signor Caruso, molto attento ma molto English nella sua direzione di gara. Mentre è subentrato anche Fornaro che sistema i suoi. Liparuli, ancora Fornaro. Palla lunga per Nappi, colpevolmente solo in una zona delicatissima. Palla per la corrente Fornaro che non riesce a girare verso lo specchio di porta. Causa una deviazione avversaria. Ed ennesimo calcio d'angolo che non si perfeziona. Ancora corner, esce bene Panico, allontana i pericoli, allontana gli avversari che sono già pronti a farsi sotto. Qui Papaccio ci mette il piedone, mentre invece da un disimpegno un po' raffazzonato potrebbe prodursi un'azione interessante, ma Alfieri
lotta contro i mulini a vento e Fornaro riesce a perfezionare il disimpegno. Ancora Nappi che fa qualcosa di straordinario per tenere la palla in campo, se la porta sul sinistro, il tiro termina fuori. Alfieri si rinnova il confronto con Liparuli. Ancora palla al CSK Mosca. Fischio arbitrale a causa di una ripetuta azione di fallo. C'è questo calcio di punizione che potrebbe essere molto interessante per il CSKA Mosca. Punteggio finora fermo sul 2-1. Vediamo cosa se ne produrrà da questo calcio piazzato. Mentre il signor Caruso sistema la barriera, fischio arbitrale, un suggerimento per Panico che perde qualche istante di gioco, ma nonostante tutto porta a segno il 3-1. Glaciale il numero 13 Panico, che porta nuovamente a segno la sua squadra. Doppio vantaggio per il CSK Mosca e adesso trema il Trab, costretto a rincorrere seriamente, mentre Iovino mastica amaro in panchina. C'è un altro calcio, arriva il fischio arbitrale, punizione per il Trab. Una partita che si sta mettendo sui giusti binari per il CSK Mosca. Mentre c'è questo calcio di punizione che potrebbe riaprire il risultato parziale, Fornaro centra l'addome di Papaccio. Non fa una piega l'estremo difensore, quindi si può tranquillamente ripartire con il possesso palla del CSK Mosca, che si getta in avanti. Ancora palla al centro per Nunziate, arriva il grande intervento del portiere avversario a disinnescare questa sciabolata di sinistro da parte del numero 7, il Brevilinio, che funge da esterno nello scacchiere disposto da Giovanni Alfieri. Ancora un grande intervento. Proprio Alfieri che guadagna un calcio d'angolo. Ancora in avanti il CSK Mosca, tiene lontani i pericoli dalla sua area. C'è un fischio arbitrale col signor Caruso che segnala il quinto fallo del CSK Mosca. Da questo momento in poi saranno tiri liberi per il Trab ad ogni fallo subito. Mentre anche Fornaro è dolorante. Una partita che sicuramente sta rispettando le attese, molto ostica, con il giusto equilibrio fra agonismo e spettacolarità, con l'ago della bilancia che pende necessariamente verso l'agonismo, mentre osserviamo che mister Felice Di Palma della Roma è presente sulla panchina del Trabzonspor. E a livello federale diciamo che non è totalmente corretto, mentre qui arriva la rete del 3-2, grandissimo tiro in buca d'angolo per Fornaro che riporta sotto i suoi.
3-2 adesso il punteggio. Trab più vivo che mai. Mentre dicevamo, mister Felice Di Palma, attualmente tesserato con la Roma, è presente sulla panchina del Trabzonspor, allarga le braccia, guida i suoi, quindi sta effettivamente fungendo da mister sulla panchina del Trab. E dicevamo che a livello federale sicuramente scatterà un'indagine per l'ennesimo comportamento scorretto di un tesserato che si presta a fungere da allenatore su un'altra panchina della stessa categoria. L'ennesima malefatta di mister Di Palma, che nonostante le confessioni d'amore verso la sua squadra continua a tradirla, preferendo altri lidi. Precisamente quelli del porto della Trebisonda. Intanto si inaugura la serie dei tiri liberi per Trabzonspor. Calcione. Ed arriva il calcio di punizione, insomma, il tiro da distanza ravvicinata. Nappi contro Papacci, il destro di Nappi alle stelle. Papacci aveva scelto il suo lato sinistro, ma la palla è terminata in fallo di fondo, mentre le squadre si accomodano sulle rispettive panchine, con un panico che chiama a gran voce i suoi. Risultato parziale della prima frazione di 3-2. In attesa del secondo tempo, lasciamo la linea alla regia.